Salve a tutti, siamo qui di nuovo in questo video, ragazzi. Questo è finalmente il primo video esatto nel van. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo tutti i pezzi per poterlo fare. Mi trovo adesso nel bel mezzo del nulla. Purtroppo è tutto buio, quindi non si vede, ma lo vedete nelle storie su Instagram esattamente dove sono. Stiamo andando avanti a batteria. Abbiamo tutte le luci, abbiamo tutto quello che serve. Purtroppo non sono riuscito a mettere il green screen, quindi adesso abbiamo usato questa maniera, che spero che non vi sia troppo un problema per voi. Ma oggi, ragazzi, oggi quello che andremo a fare sarà ovviamente rubare, che è quello che sappiamo fare meglio, rubare auto e supercar. Quindi cerchiamo di andare al concessionario della Lamborghini per rubare tutte le Lamborghini del concessionario. Non sto scherzando, tutte le Lamborghini del concessionario, ragazzi. Quindi non perdiamo altro tempo, saliamo a bordo del furgone, ragazzi, del van. Che bello che ci sia anche lo stesso identico van nel gioco, che, ragazzi, questo van invece, quello vero, non quello del gioco, subirà a breve delle grosse novità. Alcuni pezzi che vi avevo anticipato sono già arrivati, non vedo davvero l'ora, ragazzi. Ovviamente andiamo al concessionario Lamborghini. Allora, il concessionario Lamborghini si trova verso il porto, dall'altra parte completamente della città. Wow! E quella, ragazzi? Oh mio Dio, aspettate, quella è una... Che caspita di macchina è quella? Non ne ho idea, ma secondo me vale un sacco di soldi, quindi forse dovremmo cambiare idea. Oh mio Dio, mi sa che questi li seguo adesso. Da qualche parte la porteranno questa macchina, e credo sia una macchina da milioni e milioni di dollari, e credo che sia una macchina sicuramente molto più costosa rispetto a quelle che andremo a rubare adesso, che sono passato l'altro giorno davanti al concessionario della Lamborghini, ho trovato solamente Huracan, forse una Aventador o qualcosa del genere, che... Ma questa sembra un'auto da milioni e milioni di dollari. Ok, sapete che cosa? Questa la seguiamo, vediamo dove la portano, vediamo che cosa ne fanno. Mi sembra un FXXK, una FXXK, ragazzi. Avete presente, no, il tipo di macchina? Completamente da pista, non targata, ed è probabilmente è per questo motivo che... Wow! Ok, amico, amico, se la tratti così non è che... Non andiamo tanto lontani. Oh mamma, no, 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 non mi piace questa cosa. È già mezza distrutta la macchina praticamente per quando arriva. Ma che ma stai seguendo la gente? Cosa sta succedendo lì? No, aspettate, adesso voglio star qua a guardare perché è troppo divertente sta cosa. Sta facendo tutto il marciapiede. Ok, prima che la perdiamo di vista, ragazzi, continuiamo a seguirla perché non so dove sinceramente stia andando. Ah, ma forse, sapete che forse sta andando al concessionario di Ferrari? Non vorrei dire, ma potrebbe essere il concessionario di Ferrari, perché dovrebbe essercene uno qua su, a Los Santos, in questa parte di Los Santos, quindi forse sta andando lì. Però fatemi comunque andare a dare un'occhiata e seguiamolo lo stesso, perché non mi fido così tanto. Mi sembra più una... eccolo! Neanche finito di dire, ragazzi, ce l'abbiamo davanti agli occhi. Eccolo qua, il concessionario di Ferrari. Quindi mi sa che è qua che sta andando. Non voglio stargli troppo vicino perché ovviamente non vorrei che lui si accorgesse di noi. Ok, è ripartito. E sì, decisamente sta andando qua, ragazzi, non c'è storia. Non sta andando lì. Ok, dobbiamo prendere la palla al balzo. Dobbiamo fermarlo, ragazzi, dobbiamo fermarlo e rubare la macchina. Impossibile se no. Dobbiamo, adesso che possiamo, dobbiamo fermarlo. Ah! Ok, fermo, 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 fermo. Fermo, questa è una rapina. Fermati, scendi, scendi dal veicolo, scendi dal veicolo. Ah, scendi dal veicolo. Questa è mia, grazie, me la porto via. Sicuramente sono anche più bravo di te a guidarla. Wow! Ok, ok, ce l'abbiamo, ragazzi, ce l'abbiamo. Poteva essere più difficile, invece è stato facilissimo, ma sono sicurissimo, sicurissimo che questa sia una macchina con il localizzatore, quindi dobbiamo andarcene più lontani possibile nel garage sotterraneo. Oddio, ma anche lampeggiante sta cosa, bellissimo, anche perché di un lato c'è scritto Sheriff, vedete, Blaine County Sheriff. Non ho idea di come sia possibile che l'abbiamo rubata, ma non solamente secondo me l'auto al localizzatore, ma anche l'auto, questa qua, insomma, questa della polizia o degli sceriffi al localizzatore, è una cosa certa. Ok, via 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 via, scappiamo, scappiamo, ragazzi, prima che arrivi la polizia. Ok, attenzione, ragazzi, ho sentito le sirene, ma dovremmo esserci. Ci sono le sirene, ma penso che non sappiano esattamente dove siamo. Sicuro con il localizzatore ci trovano, quindi dobbiamo muoverci e entrare in un parcheggio sotterraneo. Esattamente questo parcheggio sotterraneo, che è quello in cui voglio lasciare le macchine e i veicoli in questo momento. Eccolo qua, ragazzi. Benissimo, adesso con il cemento che abbiamo sopra la testa non dovrebbero riuscire a capire la nostra posizione. Lo spero vivamente. Certo non è il bunker come quello che avevamo, ma va benissimo anche questo, dai. Quindi direi che lo parcheggiamo, anzi la parcheggiamo qua. Guardate quel tizio, che danni che ha fatto, ma incredibile. Non sapeva di essere seguito, quindi li ha fatti lui i danni proprio. Vabbè, comunque abbassiamo qua la rampa, ragazzi. E oh mio Dio, questa è la macchina, guardate che roba. Ovviamente non può essere guidata per strada, ma tanto l'abbiamo rubata, quindi di cose illegali cioè ne abbiamo fatte tante, direi. Quindi attenzione,
Ok, perfetto, mettiamola esattamente qui, ragazzi. E speriamo che nessuno ce la tocchi, ma non credo. Ma guardate che bella anche gli interni. Poi ve li faccio vedere meglio. Peccato per quel problema lì, ma vabbè. Comunque, se non la faccio riparare prima, la rivenderò comunque a un prezzo leggermente minore. Ma tanto l'ho rubata, quindi a me è costata zero. Ok, beh, questo veicolo comunque potrebbe essermi utile, ma purtroppo me ne devo disfare, perché non voglio che magari questo localizzatore è ancora meglio di quello che c'è sulla Ferrari, quindi non vorrei assolutamente problemi. Ma questa cosa mi ha fatto venire un'idea, ragazzi. Dato che dobbiamo rubare sempre auto e vendere sempre auto della stessa marca per aumentare i margini di guadagno, perché non andiamo a rubare le auto in quel concessionario di Ferrari di a cui siamo passati? Che dite? Ragazzi, se arriviamo a 6.000 like e 400 commenti sotto questo video, andremo a rubare anche le Lamborghini, oltre a tutte le auto di questo concessionario. Quindi mi raccomando, arriviamo a 6.000 like, 400 commenti e faremo esattamente quello. Io intanto questo direi che lo lasciamo da qualche parte tipo qua, dentro questo, così prima o poi se ne accorgeranno, ma sarà troppo tardi. Wow! Oh! Ma signore! Signore! No, mi sa che ha visto tutto. Mi sa che... Ok, signore, venga qua con me. Venga, venga, vuole lottare? Venga qua, venga qua. Venga, 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 prego, prego, venga di qua. No, venga di qui. Venga, venga, guardi, guardi, sono qua. Mi segua, prego, prego, prego. Venga, venga, tenga questo. E poi tenga questo, e poi tenga questo. Nel ginocchio, e poi... Ah, non camminerà mai più. In vita sua. Ah, ecco qua. A posto, ne abbiamo abbastanza adesso? Scusate, ma devo scappare a fare un test drive, perché adesso la mia idea, ragazzi, è quella di andare al concessionario. Wow, comunque, veramente bello, a fare un bellissimo test drive. Ora, sappiamo benissimo, ragazzi, che Ferrari non fa i test drive in questo modo, quindi sappiamo tutto, non è un problema. Il fatto è che cercherò di convincerli a farmi fare un test drive, e in questo sono abbastanza bravo. No. Ma come no? Mi scusi. Ma guardi, allora, io sono stato un cliente Ferrari per tanto tempo. Mi cerchi? Guardi, c'è scritto Andrew Tate, Andrew con la W doppia Tate. Lo trova subito, subito. Voglio solo provare la pista. Guardi, ho le chiavi dell'FXXK. Cioè, le sembra che... Guardi, controlli, per favore, controlli. Sì, vorrei fare solamente... No. Un giro con la pista qua. Ah, la pista, esatto, la pista. Esatto. No. Ok. Va bene, mi scusi, cioè nel senso, che bello qua, tutte le immagini delle ferrarine, anche i volantini, ferrarissime, ste cose qua, e poi questa, ragazzi, è spettacolare, spettacolare, guardate, è veramente fantastica. Ma lasciate un like, ragazzi, se queste auto vi piacciono, se questo video vi piace, e iscrivetevi per nuovi episodi, perché queste, ragazzi, le ruberemo tutte, prima o poi. Ma adesso vediamo un attimo se mi fa fare sto test drive. Allora, si è deciso o no? Perché qua me ne vado, se no, eh? Lei non mi sembra il signor Certo Tate. Che sono io, mi guardi in faccia, sono esattamente io. No. Ok, benissimo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, grazie, grazie. Passerò al Lamborghini, passerò al Lamborghini. Oh, dai, guardi, aspetti, aspetti, venga qui. Ok, va bene, nessun problema. Un giro, un giro attorno qua, giusto per capire il feeling della macchina, a sua disposizione. Wow, ok, beh, pensavo meglio sinceramente il suono, mi scusi, ma dobbiamo farlo insieme, no, il test drive? Sennò è come se l'avessi comprata, no? Ma ancora non sono deciso a comprarla, anche perché bella, gli interni bellissimi, una qualità nei dettagli, ma essendo che sono già un cliente Ferrari, so che queste macchine hanno spesso e volentieri dei problemini, insomma. Oh. No, questa no? Sì, no, diciamo che c'è proprio tutto il detto, le auto italiane sono auto italiane, nel senso, no? Che hanno sempre bisogno di prendere per così come sono. Non tutte, ovviamente, però insomma. Wow, ok. Mi piace, decisamente. Wow, va velocissima. Quanto siamo arrivati? 100? Siamo già... Oh, piano, sì, sì, no, piano. Non si preoccupi. Guardi, è no, tutto no. Sotto controllo. È tutto insomma. Sotto controllo. che è veramente divertente. Oh, ma non frena molto. Oh, mio perciò, Dio. Mi piano, scusi. Piano, cosa suona? Bene. Ne suono io adesso. Incredibile, sto facendo un test drive. Mica sto uccidendo qualcuno. No, mi sembra mamma che sta mia. Gara, vai piano, vai piano. Bellissima, bellissima. La compro, la compro, la compro. La compro, male. La compro, assolutamente. Qual è la targa di questo veicolo? Perché ho visto che è già targato. Sì, non si preoccupi, vada pure a vedere. Nessun problema, certo che no. E ci mancherebbe, guardi. Se non si fanno queste cose... Sì, si scriva pure la targa. Oh, mi scusi! Oh, mio Dio! Ragazzi, ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Dobbiamo fare la stessa cosa, perché questa ovviamente è un'auto targata. È un'auto con... Oh, mio Dio, ma le Ferrari... Oh, mamma mia, quanto è veloce! Siamo a 180, 190, 200 all'ora!
Oh mamma, ok, aspettate, aspettate, aspettate. Devo ricordarmi dove devo andare. Via, 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 prima che chiamino la polizia anche questa volta, ragazzi. Ho messo il navigatore intanto verso il garage e il parcheggio. Oh mamma mia, quanto stiamo andando veloci, ok. Attenzione, attenzione, attenzione qua. Ok, slalom tra le macchine perché abbiamo paura, ragazzi, che... no, 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 non arriva nessuno questa volta. Non c'è polizia, ragazzi, questa volta. Non si vede, non si sente, non si fa niente, ci siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Wow, ce l'abbiamo fatta. È ancora lì la FX, wow. È ancora qua, ragazzi. Oh mio Dio, siamo già a due Ferrari rubate. Siamo più intelligenti della media, ragazzi. Incredibile. Ah, questa cosa di Andrew Tate mi è stata comodissima. C'era, c'è cascato. C'è cascato letteralmente. Fantastico, ragazzi. Adesso andiamo a rubargli anche le altre. Però per farlo dobbiamo cambiarci di vestiario. Salve, buon uomo. Sono qui per candidarmi come venditore per la Ferrari. Sì, ho letto che state cercando personale, giusto? Mi scusi, ma ha avuto una cattiva giornata? È successo qualcosa? Non lo so. Un cliente? Oh mio Dio, con me sotto di me non succederebbero queste cose, lo giuro. No, nulla togliere a lei, nel senso sono convinto che lei sia una grandissima persona, ma io sto cercando un lavoro effettivamente e so che lei può assumermi perché ho un background enorme. Guardi, questo è il mio curriculum. Nella vendita di tutte le auto ho lavorato per Tesla, ho lavorato per la polizia, ho lavorato per altre marche ancora. E lo legge tutto scritto, no? E quindi io sono sia affidabile che deciso, che pronto e so vendere. Guardi come so vendere me stesso. Nel senso, no, non in quel senso, mi scusi. Nel senso che so vendere, ecco, il fatto di poter lavorare. Ok, capisce, no? Quello che intendo. Possiamo fare una prova? Grazie. La ringrazio tantissimo dell'opportunità, perché tutto quello che sto cercando, sa, non sono situazioni economiche un po' particolari in questo momento del periodo, insomma, che siamo in una, praticamente in una recessione, quindi... Ecco, sì, grazie, ok, benissimo. So che è più difficile vendere Ferrari adesso, anche se so che comunque i beni di lusso non sono crollati così tanto, magari come invece quelli non... Ok, sì, sì, grazie, grazie mille. Sì, entro subito, va bene, sì, sì, nessun problema, ci metta il tempo che ci mette, io l'aspetto dentro, No, non lo tocco, non lo tocco, non si preoccupi, non si preoccupi. Ragazzi, benissimo, siamo stati assunti nominalmente, quindi adesso possiamo entrare e... credo che io possa andare qua dietro, insomma, senza problemi. Al massimo, se dovesse arrivare, posso usare una scusa qualunque. Vediamo un attimo nel computer se c'è qualcosa. Il nostro computer è inutile, c'è solamente il cestino e la cartella, il mio computer, letteralmente non c'è altro, quindi questo non lo possiamo fare. Ma io sto cercando le... questo è l'ufficio. Qua ci sono sicuramente le chiavi di cui stiamo cercando e abbiamo accesso praticamente a tutto, wow. Bene ragazzi, fatemi dare un'occhiata qua. Magari tra i poster della Ferrari c'è qualcosa per noi. Ed eccole qua le chiavi, ragazzi. Le abbiamo trovate, oh mio Dio, prendiamone una. Devo capire che macchina è, ma quella che si sblocca deve essere quella giusta. La Enzo, bellissima, e questa vale un sacco di soldi, ragazzi. Vediamo se si accende. E si è accesa. È anche targata, ma come vedete la targa l'hanno appoggiata solamente sul parabrezza, il che significa che è solamente targata così. Vediamo di farci un giro, vediamo se... Oh, no, 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 mi scusi. Sono di nuovo io, quello che l'ha fregata prima. Non si è accorto di niente. Non si è accorto di nulla. Io ragazzi, non so, o ho un talento naturale io, o questi sono così idioti da lasciare tutto in vista. È incredibile, non hanno chiuso una porta. Hanno dato al primo che passava le chiavi. È pazzesco, è l'autorizzazione per entrare. È pazzesco, ragazzi. Cioè, non so veramente che dirvi. Noi entriamo e riusciamo a rubargli una macchina così, da sotto il naso, senza nessun problema. Ma questa cosa è fantastica, ragazzi. Guardate questa Enzo, comunque. Favolosa. Non so perché il logo sia così, sinceramente non credo sia normale, originale, una cosa del genere, ma va bene lo stesso, perché tanto al massimo gli schiaffiamo sopra un logo originale e la spacciamo per una Enzo originale. Anzi, ovviamente viene da Ferrari, quindi è originale, ma chissà, la spacciamo per qualcos'altro o quello che vogliamo noi alla fin fine. Quindi no, questo è un posto per i diversamente abili, non ci si deve mettere mai lì. Quindi mettiamoci qua, ragazzi, e queste sono tre auto che abbiamo rubato e che adesso chiudiamo, perché dobbiamo chiuderle tutte e tre. Perfetto. Oh mio Dio, non avrei mai creduto sarei riuscito a fare un'altra cosa, ma adesso dobbiamo ingegnarci per rubare la quarta auto della Ferrari. Ottimo ragazzi, ci siamo. Sto facendo tutto il possibile per vedere e riuscire a rubare una delle macchine senza farmi scoprire. Ovviamente deve essere facile, perché non c'è assolutamente nessuno dentro questo concessionario. Adesso so dove si trovano le chiavi, quindi so come rubare le macchine. E non sembra esserci ancora nessuno. Credo che il tizio sia ancora troppo impegnato con la polizia a ritrovare la auto rubata, insomma, quella del test drive, la pista. Quindi credo che questo sia il nostro momento per rubargliene un'altra sotto il naso e non farci beccare dalle telecamere. Quindi vediamo un attimo. Prendiamo l'altra chiave. Perfetto, presa. Vediamo questa qual è. Ok, credo che sia quella SF90 laggiù, ragazzi. Diamo un'occhiata. Sì, perfetto. Ok, saliamo a bordo. Che cos'ha questa? È tutta ammaccata.
Non ne ho la più pallida idea, ma forse quelle che sono qua dietro non è uno showroom, forse sono in riparazione o qualcosa del genere, ma direi che ce la possiamo portare via, che è stato come bere un bicchiere d'acqua. Letteralmente come bere un bicchiere d'acqua, è troppo facile. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Oh, le sirene, le sentite? Le sentite le sirene? Ok, mi sa che dobbiamo stare attenti, che non vorrei che ci becchino, anche perché adesso la Ferrari è gialla. Si nota decisamente tanto, ma forse se guidiamo un po' in modo particolare magari dovremo riuscire a scappare lo stesso. Attenzione, perché non voglio ovviamente uccidere nessuno, ma voglio solamente rubare la Ferrari senza troppi problemi. Per fortuna sembra che quel garage, quel parcheggio sotterraneo funzioni. Non riescono a captare il segnale del localizzatore, il che significa che abbiamo una chance di farcela e una chance di riuscire a, insomma, rubarle tutte. Quindi intanto siamo già così, ragazzi. Io credo che qua almeno 2 o 3 milioni di dollari ce li abbiamo già sotto questo garage, il che significa che stiamo per spaccare tutto, ragazzi. Andiamo a rubarne un'altra, direi. Non ci hanno ancora beccati, è fantastico. Ok, ragazzi, vedo pieno di polizia, sono sia dentro che fuori. Sembra che stiano parlando con il tizio e lo vedo che sta correndo su e giù, il che non è sicuramente un buon segno per rubare altre Ferrari. È veramente difficile adesso. Lo vedete che sta andando a parlare con la polizia? E adesso non vorrei assolutamente che mi beccassero, perché potrebbe essere decisamente un problema se non riesco a prendere una chiave entro il momento giusto. Ma dobbiamo provarci, ragazzi. Quindi direi che facciamo il giro lungo. Che dite? Sorpassiamo la polizia, che in questo momento è abbastanza distratta, e proviamo ad andare da dietro a prendere le chiavi e scappare con l'altra macchina che si trova nella parte non showroom di là. Ok, piano, ragazzi, non facciamoci notare troppo, andiamo avanti come se fossimo delle persone assolutamente normali, come se non stessimo andando al coso Ferrari. E per fortuna non hanno gli occhi dietro, perché come vedete sono tutti intenti a guardare lo showroom come dei pirla. Effettivamente c'è un bel po' di traffico oggi, ma se riesco a passare attraverso il traffico... Oh mio Dio, mi sta guardando. Mi sta guardando. Mi sta guardando. Mi sta... mannaggia guardando. Oh mio Dio, mi sta guardando proprio in questo momento. Ok, si è girato. Muoviamoci, 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 muoviamoci. C'è poco tempo sicuramente, ragazzi. Se questa macchina se ne va, io sono fritto. Se questa macchina se ne va, io sono fritto. Si sta girando da quella parte, perfetto. Perfetto, non poteva andare meglio, ragazzi. Non poteva andare meglio di così. Entriamo, benissimo, nessuno si è accorto di noi. Wow, questa cosa stealth, ragazzi. Mi immagino dove vanno quelle scale di sopra. Non ne ho la più pallida idea, ma stranissimo che nessuno ancora controlli qua. Prendiamo le chiavi, ragazzi. Prendiamo le chiavi. Oh no! Io lavoro qui, stavo giusto dando un'occhiata. Come lavora qui? Sì, sì, lavoro qui, sono... No, non la sto prendendo in giro. Guardi, assolutamente, io non la prenderei mai in giro. Ho le chiavi e tutto quanto. C'è il tizio di fuori, il mio datore di lavoro, vada pure a chiedere a lui. Devo riparare un attimo, io non ho tempo da perdere, Devo solo riparare un attimo, devo fare il mio lavoro lo stesso. Quindi non si preoccupi, io devo fare il mio lavoro, quindi devo andare a riparare dietro all'officina questa cosa. Quindi non si preoccupi, arrivo subito, sì, rispondo a tutte le domande che avete. Arrivo. Oh! Mio Dio, no. Questo è un problema, ragazzi. Questo è decisamente un problema. Ok, via. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Guardate quanta gente si è parcheggiata. Che fine ha fatto l'FFX? No, non ci posso credere, l'hanno portata via. Non posso più tornarci là, ragazzi. Mi dispiace. Queste sono le auto che abbiamo rubato, adesso troviamo il modo di non farci portare via anche queste. Ma detto ciò, ragazzi, grazie mille a tutti della visione. Lasciate un like, mi raccomando, ricordatevi quello che vi ho detto. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi per nuovi episodi. E detto ciò, grazie mille. Arrivederci.